Questo è il periodo, diciamo, dove si può assaporare meglio il pesce spada, e noi, in onore comunque della festività di Maria del Carmelo, che festeggeremo il 16 luglio, abbiamo deciso di creare questo festeggiamento, chiamiamolo civile, appunto in onore di Maria Santissima del Carmelo, con il concerto di Cavallaro, proponendo per quanto riguarda la gastronomia quello che è il nostro piatto forte, il pesce spada. Quindi, naturalmente arrostito, arrostito con salmorillo e con la cipolla di Tropea agrodolce. Ecco, tu sei uno chef, nel tuo ristorante il pesce spada si cucina in tanti modi, ecco, una delle più importanti è quella della Bagnarota. Allora, noi sì, io sono lo chef e proprietario del ristorante Zefiro qui a Bagnara. Sì, vabbè, c'è il pesce spada alla Bagnarota, poi c'è l'involtino di pesce spada, la parmigiana di pesce spada, quindi diciamo che noi il pesce spada lo cuciniamo in tutte le salse, la scozzetta, la pasta con la scozzetta, quindi diciamo che noi siamo abbastanza ricchi di ricette col pesce spada. La serata ha avuto un grande successo, tanto pubblico è arrivato non solo dai paesi meridionali, ma anche dai paesi più alti della Calabria, come Cosenza, Catanzaro. Guarda, con grande piacere e stupore ho notato che sono arrivati diversi pullman per la serata, e comunque la popolazione sta rispondendo bene, soprattutto la gente che viene da fuori, e non ci fa che piacere, anche perché è un evento che abbiamo pensato soprattutto per le attività commerciali di Bagnara, quindi per creare movimento, per creare lavoro e per comunque dare il via a quest'estate bagnarese. Mimmo, ultimo album che hai presentato i giorni scorsi, già sta avendo tanto successo. Sì, è un disco che sembra che sta piacendo, insomma, è un disco che arriva dopo 7 anni da Galanchi, sono 12 tracce, è un disco dove abbiamo anche inserito degli ospiti eccezionali, tipo la Antonella Ruggelo, Davide Van de Sfos, Marcello Cirillo, Kento e poi altri musicisti di grande prestigio. Ecco, questa sera siamo a Bagnara, ma inizia la stagione, ecco altre tappe, altre tour che stiamo girando un po' tutta l'Italia, non solo la Calabria. Ecco, Mimmo Cavallaro adesso. Sì, fortunatamente è un tour dove ci vede impegnati anche fuori della Calabria, siamo stati già fuori della Calabria, poi a settembre saremo nel Lombardia e in Piemonte, poi in autunno saremo in Australia, quindi è un anno abbastanza impegnativo.